Benvenuti a tutti gli amici alla rubrica recensioni di Gianvito, artigiano delle emozioni, docente e formatore per corsi di virtual public speaking e in social. Oggi ho il desiderio di condividere con voi una bellissima pellicola che ho visto ultimamente su Netflix. Dagli scandali legati alle mascherine, a quelli della dottoressa che rubava dispositivi per la terapia intensiva per poi rivenderli lucrando sulla vita delle persone, fino all'ultimo avvenimento che ha sconvolto tutto il mondo legato a George Floyd asfissiato per compressione al collo, sembra proprio che certe cose non cambieranno mai. Forse. Io sentivo il bisogno di nutrirmi di parole e storie sane per cancellare tutto questo malessere e quindi mi sono imbattuto in questo film francese molto delicato, tratto da una storia vera. Storie vere quelle che poi, come molti di voi sapete, sono quelle che preferisco e che consiglio a tutti quanti. Adoro l'attorialità francese che riesce a trasformare in comico qualsiasi situazione surreale. Adoro la sceneggiatura francese che arriva spesso nel profondo dell'animo con delicatezza, facendo riflettere in quelle pause di recitazione che sono tipiche dell'attorialità francese stessa. In questo periodo dove molte persone fanno ancora molta confusione nel comprendere che in questo mondo siamo tutti uguali, con gli stessi diritti e doveri, senza alcuna distinzione di razza, cultura, colore, di pelle o religione, benvenuti a Merli Gormont ci fa capire quanto sia possibile integrarsi, accettarsi, condividere gli spazi per un benessere comune senza pensare al proprio orticello. Come sempre ci vuole tempo, costanza, perseveranza, che sono i tre ingredienti chiave per raggiungere i nostri obiettivi prefissati. In questo film si parla di lotta silenziosa e pacifica, del valore della cultura e del ruolo che spesso i figli ricoprono nella struttura familiare, lì dove sono proprio i figli, a volte, che ci fanno comprendere il valore della vita e dell'esistenza in questo mondo totalmente impazzito. Il film chiude con una bellissima voce fuori campo del figlio che ricorda suo padre e lo sta ricordando in chiusura del film, dove dice al suo funerale: quando ho visto arrivare tutti i suoi pazienti è come se mio padre avesse dato a tutti lo stesso appuntamento. Quest'ultimo appuntamento era la prova di ciò che aveva sempre voluto, qualche cosa che si era trasformato in amore, un amore semplice che ci faceva dire che qui eravamo a casa. Una pellicola, se avete Netflix, da non perdere. Benvenuto a Merli Gormont. Cliccate un mi piace se questo video vi è piaciuto, ma soprattutto iscrivetevi al canale YouTube perché, come dico sempre, la conoscenza rende liberi. A tutti voi un saluto, una buona continuazione settimana e come sempre, buio!